Farmacia Pintaudi, via Verga 104, Gela. 2 minuti 2, conduce Maria Concetta Goldini. Nuovo appuntamento con 2 minuti 2 da Maria Concetta Goldini, un saluto a tutti gli ascoltatori. Una città senza regole, Genova è una città dove chiunque può fare quello che vuole. Vai in spiaggia e ti ritrovi con i ragazzi che scorazzano con i loro scooter. Vai a lungomare e c'è l'inverno perché da una parte vi sono i gazebo dei titolari dei pubblici esercizi autorizzati dal comune a occupare una parte della carreggiata. Dall'altra parte, di fronte, ci sono le auto in sosta e però l'isola pedonale viene rinviata al 16, o perlomeno viene prevista per il 16 giugno, e non curandosi del fatto che ci sono degli altri giorni da qua al 16 giugno in cui si crea il caos, l'imbottigliamento, le auto in doppio senso di circolazione che passano a un centimetro dalla gente seduta a mangiare la pizza e il comprensibile smog che crea tutto questo ingorgo di auto in un doppio senso di circolazione che non ha motivo di esistere. Un inconveniente che poteva essere eliminato con un poco di accortezza. E poi ancora la questione della pista ciclabile di Macchitella, dove insieme alle biciclette, insieme ai pedoni che vanno a fare la corsetta, vi sono i ragazzi che scorazzano con le loro moto ad alta velocità, con il rischio che dei pedoni possano farsi male anche i ciclisti. Certo, è una pista ciclabile e, come dice giustamente la FIAB, non dovrebbe essere consentito l'ingresso dei pedoni, semmai andrebbe cambiata la segnaletica inserendo quella della pista pedonale anche ciclabile, ma in ogni caso quei motorini non dovrebbero entrare là dentro proprio perché per loro c'è l'assoluto divieto. E questa un'immagine che esce fuori dai social, ma che rappresenta veramente la realtà dei fatti, che rappresenta cioè una città in cui i primi cittadini non rispettano le regole, ma poi c'è chi deve farle rispettare che è inesistente, e c'è chi deve organizzare la vita della città che non tralascia dettagli facilmente affrontabili e facilmente prevedibili. Così facendo non si va da nessuna parte. Se i cittadini e la pubblica amministrazione non si mettono in condizione reciproca di rispettare regole, diritti e doveri, ecco che questa città diventa una bolgia invernale. Questo fine settimana di giugno, di sole ed estate, ha dato la prova che così facendo Gela non sarà mai una città a misura di turisti, semmai la città dell'inverno, dove chi arriva fa quello che vuole e insieme nella globalità si crea solo e soltanto caos, confusione e quindi sottosviluppo. Al prossimo appuntamento. 2 minuti 2. Fatti e commenti in 120 secondi di Maria Concetta Goldini. 2 minuti 2. Il viaggio dell'informazione nel triangolo Roma-Palermo-Gela. 2 minuti 2. Nella piattaforma mediatica di Radio Gela Express. In radio, sui social, nel sito e sulla app Radio Gela Express. Radio Gela Express. La farmacia Pintaudi è aperta anche il sabato mattina. Farmacia Pintaudi, professionalità, salute e servizi. Farmacia Pintaudi è dermocosmesi con i migliori prodotti come Corf, Rilastil, Lierac, Somatoline e in esclusiva la linea MyClean. La farmacia Pintaudi presenta la linea di cosmetici Filorga. Filorga, tecnologia e innovazione per cosmetici di alta qualità. Le ultimissime novità Filorga per le tue scorte di bellezza o per originalissimi regali li trovi alla Farmacia Pintaudi. Farmacia Pintaudi e Filorga. A garanzia di cosmetici sicuri sulla pelle e dall'efficacia provata. Non avete tempo per acquistare e ritirare i farmaci? Prenotare servizi o consulenze? Alla Farmacia Pintaudi c'è il servizio chiedi, invia e ricevi. Servizio WhatsApp al numero 347 18 95 431. Consegna a domicilio gratuito chiamando allo 0933 91 11 61. Le Farmacia Pintaudi ha realizzato un comodo ed esclusivo parcheggio gratuito riservato per i suoi clienti. Farmacia Pintaudi, via Verga 104, Gela.
Medigroup Construction esegue lavori edili, opere stradali e ponteggi fissi. Dal 2008 si occupa della gestione delle cave, della lavorazione e commercializzazione degli inerti. Medigroup Construction si avvale di un impianto di betonaggio e di macchine per il movimento terra di alto standard qualitativo ed è molto attento alle materie prime impiegate e anche nel monitoraggio del prodotto finale. Medigroup Construction, via Venezia 372, Gela.